La cultura come patrimonio collettivo irrinunciabile, ma anche come occasione di sviluppo economico per il territorio, costituisce il tema di apertura di Notizie numero 1 2014. Il nuovo numero del magazine della Regione Piemonte, al centro di un incontro a Palazzo Lascaris, si occupa anche, tra l'altro, di cooperazione, artigianato tessile, scuola, presenza del Piemonte nel mondo e sacre rappresentazioni pasquali. Professoressa Oggero, perché promuovere la cultura? Beh, perché intanto con la cultura si vive meglio e soprattutto si fa vivere meglio gli altri, perché con un minimo di cultura si evitano tante conseguenze disastrose come quelle degli estremismi, come quelle dei vandalismi, cioè tutti i soldi spesi in cultura sono poi soldi risparmiati in altri modi. Come si difende l'identità piemontese? Beh, il concetto di identità è un concetto vasto, importante, difficile da diciamo dare delle tangenti e delle coordinate. Penso di poter dire questo, che la lingua è uno dei cardini dell'identità di una gente, di un popolo. E a differenza di quello che si pensa, è molto importante tutelarla, salvaguardarla, perché si tiene vivo un grande patrimonio di cultura, è praticamente il riassunto di tutta la nostra storia.